Ciao a tutti! Allora, nuovo video tutorial con carta modello. Questa volta dal Burda di novembre prendiamo questi pantaloni qui, che sono il modello 117 e la versione A, quindi quella un po' più semplice, comunque a difficoltà 3. Allora, ovviamente ripasso il carta modello, poi per il margine di cucitura, per essere un po' più precisa, mi aiuto con la squadra e quindi prendo un centimetro. E poi vado a tagliare i pezzi con il cutter perché lavoro sul piano, sono più veloce. I pezzi che ottengo quindi sono le due parti frontali del pantalone e per l'orlo ho calcolato 4 cm in più. Le parti posteriori e ho segnato la pence in alto con il gessetto, anche in questo caso 4 cm in basso. Ovviamente tutte le parti devono essere speculari, le tasche e parte davanti e dietro. Per il cinturino praticamente sono andata a modificare leggermente il modello, ho preso le parti dietro e le ho fatte 2 volte, per cui ho una fascia unica invece di avere più pezzi. Allora vado a rinforzare il cinturino e quindi applico la teletta termoadesiva, rovescio contro rovescio e vado a stirare con il ferro. Poi vado a stirare per prima cosa le pence, quindi stoffa il dritto contro dritto, vado a piegare le pence e cucio lungo la linea e piego le pence verso l'interno. Poi sia i pantaloni che le tasche le vado a passare a zigzag. Quindi tasca il dritto contro dritto con la parte frontale del pantalone, vado a cucire solo la diagonale. Poi la vado a stirare, vedete la stoffa, il dritto è verso l'alto, per cui la vado ad aprire proprio la cucitura. E poi vado a sovrapporre l'altra parte della tasca. Quindi sempre al dritto contro dritto, faccio combaciare la curva, vedete? E andrò a cucire, sempre con un punto dritto, questa parte qui. Quindi parto da questo punto e si tratta di cucire tutta la curva. Una volta cucita la curva, questo diciamo è il risultato finale della tasca, per cui la piego in questo modo verso l'interno. E in questo caso ho imbastite queste parti, io le vado semplicemente a fermare con le pinze perché così faccio un po' più veloce, insomma. Giù in descrizione trovate tutti gli accessori che sto usando nel video. Comunque, qui è appunto la tasca è finita, vedete? Faccio la stessa cosa con entrambe le tasche, poi vado a cucire il profilo destro del pantalone. Quindi faccio combaciare la parte davanti e la parte dietro della gamba destra, dritto contro dritto, e vado ad appuntare gli spilli su tutta la lunghezza del laterale. Dopo aver cucito, posiziono dritto contro dritto le parti dietro del pantalone e vado ad unire la curva. Stessa cosa con le parti davanti, quindi sempre al dritto contro dritto e vado anche in questo caso a cucire solo la parte curva. Poi, sempre dritto contro dritto, vado ad unire il cavallo del pantalone. Inizio dal basso, vi consiglio di iniziare dal basso perché così diciamo viene un lavoro un po' più preciso. Comunque in questo caso io ho usato le pinze, potete usare anche gli spilli, anche in questo caso un punto dritto. Poi passiamo al cinturino. Dritto contro dritto vado a mettere una parte frontale con una posteriore e vado a cucire sul lato destro. Poi sempre al dritto contro dritto vado a fissarla sul pantalone. Parto dalla cucitura laterale, la faccio combaciare. E poi posiziono tutte le pinze e andrò a fare anche in questo caso un punto dritto per unire il tutto. Questo è il risultato finale, l'ho rifinito con un punto zigzag, vedete? Poi questa parte qui rimarrà verso l'alto e questa appunto è la parte frontale del cinturino una volta attaccata. Ora lavoro sul davanti del pantalone, vedete? Avevo già cominciato ad appuntare la zip invisibile. Allora, questa è la zip, questa è la parte frontale della zip, ve la sto mostrando. Per cui la posiziono, diciamo, anche questa è il dritto contro dritto con la stoffa, in questo modo. La vado ad appuntare, vedete? E poi la andrò ad aprire e userò il piedino per la zip invisibile per cucire. Trovate il video sul canale su come cucire la zip invisibile, magari ve lo linko giù qui in descrizione. Poi la rivolto in questo modo verso l'alto, appunto gli spilli semplicemente per fermarla,
e andrò a unirla adesso con la parte dietro del pantalone. Per cui vedete, la posiziono sempre al dritto contro dritto. In questo caso sto attenta a far combaciare le cuciture e l'attaccatura del cinturino. Quindi la posiziono e anche in questo caso vado ad appuntarla. Io ho usato una zip che è di un colore, diciamo, abbastanza sbagliato per questo tipo di lavoro, ma era una che avevo già a casa e se no vi consiglio di usarne una a tono. Comunque poi l'andrò a stirare sempre con il piedino e con il lato rovescio della zip verso l'alto. Questo è il risultato finito della zip. Nonostante non sia del colore giusto, comunque sono abbastanza soddisfatta del risultato e vi devo dire che l'ho cucita penso o due o tre volte prima di essere del tutto soddisfatta del risultato, per cui abbiate pazienza, magari imbassite prima e poi andate a cucire. Comunque una volta chiusa il cinturino combacia, quindi va bene così. A questo punto posso finalmente chiudere anche il lato sinistro del pantalone. Quindi metto le pinze, che così anche tutti gli strati delle tasche sono fissati, e poi chiudo tutto proprio il profilo del pantalone. Punto dritto che praticamente va a finire sulla cucitura, quella della zip invisibile. E questo è il risultato finito del lato sinistro con la zip una volta chiuso. Ora, la parte interna del cinturino, anche questa l'avevo cucita sul lato destro, la vado ad appuntare sulla parte del cinturino che invece sta sul davanti. Faccio combaciare sempre la cucitura laterale, apro la cucitura e metto una pinza. Con le pinze vado più veloce, semplicemente per quello. Magari fatemi sapere se vi trovate meglio con gli spilli o con le pinze. E poi appunto vado a posizionarlo, per cui lo faccio combaciare con la parte del cinturino, quella frontale, sia davanti che dietro. E poi andrò anche in questo caso a fare una cucitura dritta, sempre ad un centimetro dal bordo. Allora, con il ferro sono andata a stirare tutte le parti interne sollevandole verso l'alto, perché sono tutte piegate verso l'alto. Adesso su questa parte qui io vado a fare una piccola impuntura. Si tratta della parte che abbiamo appena attaccato, per cui l'impuntura starà sopra alla piega. Vedete, questo è il risultato finale. E si tratta di una cucitura a vista che permetterà alla parte posteriore del cinturino di stare posizionata senza aprirsi troppo. Allora, la parte superiore, sempre con il ferro, l'avevo piegata verso l'interno di un centimetro. Vedete, in questo modo. E adesso vi mostro come vado a chiudere il cinturino. Quindi, ho detto, piego verso l'interno di un centimetro e vado a piegare del tutto, per cui scavalco, diciamo, l'intero cinturino. Poi vado a fissare gli spilli. In questo momento lo vedete verso l'interno, ma poi io gli spilli li ho fissati verso l'esterno, per cui li ho spostati verso l'esterno e la cucitura poi l'ho fatta verso l'esterno, perché si tratta di un'altra impuntura e vi conviene farla verso l'esterno, così poi il risultato sarà un po' più preciso sulla parte visibile del pantalone. Per le parti della zip, vedete, ho piegato verso l'interno in questo modo. E poi semplicemente mantengo sempre la piega di un centimetro verso il fondo. Quindi da questo punto vado a fare la cucitura per tutta la larghezza del cinturino, vedete? Questo è il risultato finale. Questa parte qui la vado a cucire a mano, per cui questa è la situazione una volta aperta. Vedete? Adesso la apro per farvi vedere. Per cui questa è la situazione, la spingo questa parte verso l'interno e poi vado a fare una cucitura a mano. Per l'orlo del pantalone vi consiglio di provare prima i pantaloni e vedere se dovete accorciarli. In generale provateli sempre mentre li state facendo
E comunque io sono andata a creare un orlo semplicissimo di sono due pieghe, 2 cm per altri 2 cm, e ho fatto la cucitura dritta. Questo è il pantalone una volta finito, devo dire che il risultato mi piace molto, sono molto comodi, anche le tasche mi piacciono un sacco, fatemi sapere cosa ne pensate. E giù in descrizione trovate i link per seguirmi su Facebook e Instagram e anche il mio negozio Etsy. Io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!